Sì, buongiorno a tutte e tutti. So che i giornalisti amano frasi sintetiche, sia perché per necessità professionale, sia immagino per piacere. Molto ha detto Paolo, quindi io diciamo vado per punti molto veloci. La prima cosa è che è evidente che questo governo ha deciso di chiudere con l'anomalia referendaria. Cioè con quella straordinaria esperienza di partecipazione che ha detto che esistono dei beni comuni e che non può essere il mercato l'unico regolatore sociale. Con il doppio attacco alla legge di iniziativa popolare e col testo unico Madia si sta cercando di chiudere quell'anomalia. Sulla legge di iniziativa popolare noi non possiamo farlo formalmente, ma lo facciamo simbolicamente. Quindi oggi qui davanti a voi ritiriamo le nostre 406.000 firme, cioè le firme dei cittadini, perché quello non è il testo che volevano i cittadini, quello è il testo di chi lo voterà e diciamo chiaramente ad ogni parlamentare, in particolare a quelli del PD, che sappiamo aver votato tutti sì ai referendum del 2011, che con questo voto si assumono responsabilità pubbliche, che non si sogni nessun parlamentare di votare senza che questo si sappia in giro. Il principio è che chi fa la guerra all'acqua non verrà lasciato in pace. Quindi noi pubblicheremo, renderemo, metteremo in giro il comportamento individuale di ciascun parlamentare, in particolare di quelli che per consapevolezza o opportunismo nel 2011 avevano votato sì ai referendum. La seconda cosa è che si votino pure una legge che non è quella dei movimenti, non è quella dei cittadini, ma il Parlamento verrà reinvestito della legge per la ripubblicizzazione dell'acqua. Il Movimento per l'Acqua lo discuterà nei prossimi giorni, le forme e i modi. Ma se pensano così di liquidare l'argomento, che quindi questo argomento non entri più nelle aule parlamentari, se lo devono scordare. Ripresenteremo la legge nelle forme e nei modi che decideremo e lo rifaremo tutte le volte fino a quando quella legge non verrà discussa con dignità e con consapevolezza, cioè quando finalmente si farà un dibattito vero e reale su cos'è questa società, cosa sono i beni comuni, cosa vuol dire, qual è il ruolo del mercato, eccetera, eccetera. Secondo passaggio, decreto Madia. Il decreto Madia toglie la foglia di fico a tutti i parlamentari che in questi giorni stanno dicendo che questa legge che hanno modificato non è vero che va verso la privatizzazione. Bene, se non l'hanno ancora letto, e mi stupisco di parlamentari che non leggano i decreti del proprio governo, vadano a leggere il decreto Madia, dove si dice nella relazione di accompagnamento che gli obiettivi prioritari di quel decreto attuativo sono due. Uno, ridurre la funzione del pubblico nella gestione dei servizi al minimo e allo stretto necessario, c'è scritto così letteralmente, e rafforzare nella gestione dei servizi il ruolo del privato. Questi sono gli obiettivi fondamentali del decreto Madia. Quindi chiunque oggi dice che non si va verso le privatizzazioni o non ha letto quel decreto o mente sapendo di mentire. In quel decreto si ritira fuori l'adeguata remunerazione del capitale investito, cioè i profitti sull'acqua, cosa che 26 milioni di cittadini italiani avevano abrogato. In quel decreto si dice che i servizi a rete devono essere obbligatoriamente gestiti attraverso SPA, società per azioni, cosa che la volontà popolare aveva espressamente, cosa su cui la volontà popolare aveva espressamente indicato un'altra direzione e un altro ruolino di marcia. Terzo, si dice anche che nel caso enti locali vogliano comunque avere un SPA, totale capitale pubblico, devono sottoporsi a una serie di passaggi perché quel tipo di scelta è quella che viene considerata residuale e non prioritaria. Allora, tutto questo ci dice molto chiaramente che siamo di fronte a due cose, a un attacco all'acqua e a un attacco alla democrazia. Siamo di fronte a un testo, Paolo lo diceva già, incostituzionale. Noi chiederemo le dimissioni del ministro Madia perché
per violazione dell'articolo 75 della Costituzione, quello che disciplina il referendum, e per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, che è quello che disciplina le leggi delega. Se nella legge delega c'è scritto che bisogna tener conto dell'esito referendario, il ministro fa il sacrosanto piacere di scrivere un testo che tiene conto dell'esito referendario. Se scrive un testo che va dichiaratamente contro, se ne assume le responsabilità politiche. Allora, anche su questo, il decreto Madia verrà contrastato come siamo abituati a fare, nelle piazze, nelle strade, sui social, utilizzando tutti gli strumenti possibili. Nei prossimi mesi partirà una campagna per il ritiro del decreto Madia, sarà parte di quella che molti di voi conoscono come avvio della stagione dei referendum sociali. Noi non faremo nulla di, non lasceremo nulla di intentato fino all'obiettivo del ritiro, così com'è, del decreto Madia. Chiudo dicendo una cosa, forse qualcuno si illude: il movimento dell'acqua non permetterà a Renzi Madia quello che ha impedito a Ronchi Berlusconi. Questo voglio che sia chiaro per tutti, che tutti lo sappiano e che ciascuno faccia le proprie scelte decidendo da che parte stare. Grazie e scusate la passionalità. Grazie a Marco.